Il Teatro Nazionale di Burattini, diretto dai fratelli Ferraiolo, presenta Il fantasma nel fagotto. Finalmente! Oggi è festa e ho deciso di andare a prendere la mia fidanzata e portarla al ristorante. Che bellezza! Qui! Che c'è lì a terra? Guardate, guardate! Un fagotto! E chi se l'avrà dimenticato? Vuoi vedere che l'ha perso qualcuno? Però, siccome io l'ho trovato, potrei anche portarlo a casa. Se io, siccome sono una persona onesta, voglio prima chiedere se qualcuno l'ha perso. Se non l'ha perso nessuno, me lo prende e me lo porta a casa mia. Uè, uè! Chi ha perduto? Un fagotto, uè! Da questa parte non l'ha perduto nessuno. Mo vedo da quell'altra parte. Uè, uè! Chi ha perduto? Un fagotto, uè! Che bellezza! Non l'ha perduto proprio nessuno. Ora me lo prendo e me lo porto a casa mia. Uè! Tu potresti essere scutto tanto. Il fagotto di qua dove sta? E che c'aveva le gambe che se n'è scappato? Fammi vedere. Eccolo! E lo fermati! Ladro! Non ti muovere! Ladra mia! Sei un ladro, sei un marigiola! E per quale motivo mi chiamate ladro? Ti sei rubato un fagotto mio? Un barozzo, un fagotto è mio! Mo ti spezzo un peperone! Lasciate stare un assetto mio, eh! Un fagotto è tuo, quello stava qui per terra! E io vi ho sentito mentre dicevate che aveva trovato sto fagotto, cioè che l'aveva perduto. Beh, l'ho perduto io! Ma leva da mezza, peperone, levati di mezza! Questo fagotto è mio! È mio, Comparuzzo. È mia. È mio. È mio. Allora, Comparuzzo, sapete cosa vi dico? Che mi dice? Che lo fagotto non è né di vossia e né mia. E di chi è? Di tua zia? Lo fagotto voi l'avete trovato. E me te l'ho detto io. E allora, già che io ho visto tutto, adesso facciamo una cosa. Prenderemo lo fagotto, lo porteremo a casa mia, lo apriremo e faremo fiffuti fiffuti. E noi i fiffetti non li possiamo fare. Facciamo metà per ciascuno, tutto quello che ci sta dentro. Sentimi bene, il fagotto andiamo a casa mia e poi dividiamo. Perché andiamo a casa di Voscenza? Perché dobbiamo venire a casa tua. Va bene, ma la casa mia è qui vicino. Ma la mia è più vicina ancora. Allora facciamo una cosa, lo vogliamo portare in cantina? Ascoltami bene, Peperò. Se tu ti accontenti del 10%, io ti do la parte. Non è Comparuzzo, ma dovete dare almeno il 30%. E allora non ti voglio dare neanche un centremisa. Comparuzzo, facciamo il 20%. Neanche un centremisa. Comparuzzo, io vi mando in galera. Io vai mando dove vuoi tu. Io vado dai carabinieri. Vai dai carrubinieri, non ti voglio dare niente. Io vado dai gendarmi. Vuoi andare dove vuoi? Vado dalle guardie municipali. Municipale? Non lo so. Comparuzzo, e almeno datemi il 10% quando avete detto. Va bene? Va bene. Allora vogliamo alzare lo fagotto? Alziamo il fagotto. Vogliamo alzare? Piano piano però, Piano perché piano. Ci può essere qualcosa che si rompe e non vorrei perdere tutto il mio guadagno. Io, Comparuzzo, sapete cosa penso? Che dentro c'è sta qualche tesoro. Magari. Perché qui vicino ci sono gli scavi, avete visto gli scavi che stanno facendo qui vicino? E allora che pensi? Penso che qualcuno abbia trovato un tesoro, l'abbia messo in questo fagotto e magari se lo stava portando a casa e l'ha perduto, ecco Comparuzzo. Perché... E allora corriamo subito a casa mia. Alziamo piano, il fagotto. Piano, perché se ci sta veramente un tesoro non vorrei farlo rompere. Piano piano. Attento all'occhio, Comparuzzo. E uno, e due, e tre.
Sì, Gumbari. Hai detto tu, posata? Non è, non ha inghiabetto nemmeno la bocca. E poi, Gumbarozzo, non mi chiamate peperoni, mi chiamate Tavolino Trapoleato. Senti, Tavolino Stroppiato, quella voce così brutta, io non l'ho mai sentita. Ho sentito anch'io qualche cosa. Alziamo un'altra volta lo fagotto. Sempre piano, però. Piano, piano, Gumbarozzo. Oh, oh. Uno, e due, e tre. Oh, che ti fai male il peperone, ti fai male? E non, Gumbarozzo, io non ho aperto bocca. Allora hai aperto le orecchie. Ma non, Gumbarozzo, a me mi sembra come se la voce fosse uscita dal fagotto. Alziamola un'altra volta. Alziamo un'altra volta, piano piano, eh? E uno, e due, e tre. Maledetti! Andiamo là, no? Niente, Gumbarozzo. Gumbarozzo, beddo, avete sentito? Maledetto, sogno sicuro che la voce è uscita dal fagotto. Apriamo lo fagotto. Io ci sta. Vogliamo aprirla? Apriamo lo fagotto. Apriamo. Piano piano, piano. Bisogna sciogliere qui sopra. Piano. Attenzione, attenzione. E levo peperona dentro all'occhio. Piano, Gumbarozzo. Sì, ma levo peperona dentro all'occhio. Non mettete l'occhio nel nasetto mio. E levo sto peperona dentro all'occhio. Ma siete voi, Gumbarozzo? Ma se dà fastidio, smontatela e mettila in tasca. Che l'avete preso per un'automobile che ci sono i pezzi di ricambio? Piano piano. Ecco qua, guarda quanto è bella. Adesso allunghiamo un poco, eh? Ecco. Un attimo solo. Voi guardate da quella parte, compare, io guardo da quest'altra parte. Controllate tutti i posti, tutti i punti. Niente, però... Sì, compare? E che cos'è questa cosa liscia, liscia e tosta, tosta? Mezza che Gumbarozzo bello! Possidenti siamo! Ma dicevo io che sentivo qualcosa! Siamo puzzolenti! No, ne siamo possidenti! Questa è una bombaretta antica! E che vuol dire la bombarella? Ora, gli antichi patrizi, gli antichi romani, quando morivano, si facevano seppellire con tutti i loro tesori. Quindi, siccome, come vi dicevo prima, ci sono stati degli scavi qui vicino, evidentemente hanno trovato questa mummaredda, sta mummia piena di peccioli, eh! E tu pensi che in questa mummarella ci stanno i soldi? Piena! Gumbarozzo, vi faccio sentire la musica che c'è dentro. Fammi sentire. Ecco. Sentite, compare, aspettate un momento. Sentite. Ma fammi sentire un'altra volta. Sentite. Quanto bella. Si sentono, si sentono. Vuoi sentire pure tu? Fatemi sentire pure a mia. Ecco. Si sente? Comparozzo, non sento niente. Come? E senti meglio. Si sente? Comparozzo, non sento niente. Non senti niente? Niente! E Totò! Ehi! Hai sentito? Ho sentito, compare! Hai sentito i soldini? Oh, no, ho sentito una botta dietro la testa! Ecco, qualcosa dovevi sentire però, sai! Gumbarozzo, ho capito, adesso la prendiamo, la portiamo a casa di Voscenza. E di tutti i piccioli che ci stanno dentro, facciamo mezza mia e mezza Voscenza! Un'altra volta mezza, ti devi accontentare del 10%! E va bene, Gumbarozzo, non fa niente. Vogliamo andare? Ah, alziamo. Alziamo. Uno. Piano piano, compare. Non vorrei farla cadere. E due. E tre. Posa, compare, posa. Piglia, compare, che questa da solo pesa. Gumbarozzo, posa. Lo prendi anche tu. Posa, compare, posa. Se ne è scappato. Mo mi prendo solo la mummarella e me la porto a casa mia. E una, e due, e tre. Ah, può essere scurtocata. E che botto.
E che è successo? È diventata pesante tutto in una volta. E una, e due, e tre, dalla... Ho capito. Uno, due, e... Ah, e dove è andata a finire? Qui, 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 qui. E che qualcuno mi ha tozzoliato? Ora dico un'altra volta. Qui, 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 qui. Un'altra volta. Non c'è nessuno. Sarebbe... Sarà... Maria! La caperuzza cade! Mamma, quanto è brutta! Brussa mia, quanto sei brutta! All'ossa tua! Quando sei bella! Quando fai schifo! Anima! Dell'anima mia! Animi, l'animi tua nonna! Dammi un bacetto! Non ti do uno schiaffetto! Almeno, dammi una speranza! Ecco! Mo ti do un calcio sulla pancia! Disgraziato! Tu e tuo zia! Così disprezzi le mie rare bellezze! Le tue rare che? Le mie rare bellezze! Guardatelo, guardatelo! Le sue rare bellezze! Puzza essere scorticata! Che le sembrano mostriciattola! Ebbene, sappi che io questa notte verrò a coricarmi nel tuo letto! Meno male che me l'hai detto! Perché? Vuol dire che io questa notte non mi cochino nel letto. E dove ti corichi, dove ti corichi, dove ti corichi? Cavarecuotta, cavarecuotta, cavarecuotta. Dove vai a coricarti? Sotto il letto. E dimmi, te lo anch'io sotto il letto. No, no, tu sotto il letto non ci vieni. Ma io ci vengo. Ti consiglio di non venire. Ma io vengo. E beh, se vieni sotto al letto, prendo il recipiente che tengo sotto al letto e te lo metto in testa. A me, signor disprezzo, e ben ora te ne farò pentire amaramente. Tu mi strozzi! Fermate! Tu mi ammazzi! Locco, 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 locco! Sono Marutta. Ovunque vai, verrò a trovarti. Miezzega, miezzega, compare pure Gianiette, cosa m'ha combinato? Io strada facendo pensavo... Ma è mai possibile vedere un teschio? Ma sono sicuro che quello gli avrà messo una maschera davanti alla mummaredda per farmi capire che era un teschio e si è portata la mummaredda a casa. Ma se lo vedo, noi strazziamo le panne da un quadro tutte e due. Niente, cara. E che cos'è qui per te? Una mappata dei panni sporchi? Questo è pure Gianiette. Guardate che i soldi da mummaredda si è andata ad ubriacare. Pure c'è niente. Pure c'è niente. Pure c'è niente. Niente, ha fatto la testa moscia moscia. Pure c'è niente. Morto, Pure c'è niente. È morto, compare, pure c'è niente. Pure c'è niente, rispondimi, ti prego, rispondimi. Non ti posso rispondere. Miezzega non mi può rispondere. E perché non mi puoi rispondere? Non lo vedi? Sono morta. Ma come sei morto? E chiacchieri? Sono un morto chiacchierone. Combaruzzo, alzate, alzate. Ecco qua. Combaruzzo, dammi i soldi da mummaretta. Ma quale mummarella? Quella è la testa rosicata.
Compare, dammi i soldi dalla mommaredda. Però quella era la testa rosicata, quella mi stava strozzando. Comparuzzo, non fare il fobo, eh. Non fare il fobo, comparuzzo, dammi i soldi dalla mommaredda, perché sennò lo strapazziamo da panza da quattro tutta a due. Sentimi bene, Peperò, quella era la testa rosicata. O mi credi o non mi credi, a me non mi interessa, io me ne vado. Compare, io ti metto le mani addosso. Forse essere scorticato, stato fermo, che mo' la nervatura che tengo, vedi? Ti mando subito all'ospedale. Dammi i soldi dalla mommaredda. Peperò, io ti struppeia. Dammi i soldi dalla mommaredda. Vedi che ti spezzo la parola. Dammi i soldi dalla mommaredda. Forse essere scorticato, piglia. Aspetta un monumento, vieni, aspetta. Vieni dopo, dove vai, dove scappi? Aiuto, aiuto. Aiuta. Soccorso. Soccuzza. Questo mi gonfia. Questo mi sgonfia. Ecco fatto. Un'altra volta impari a fare la persona onesta. Mo lo prendo e lo porto all'ospedale. E uno, e due, due e mezzo, e tre. Signori, grazie e arrivederci a tutti. Thank you.